Serrungarina e il suo gioiello, la pera angelica, sono salite alla ribalta nazionale grazie ad una bambina dalla voce d'usignolo ed una trasmissione televisiva, Ti lascio una canzone, dove in una puntata una compiaciuta Antonella Clerici, in barba alla scaletta del programma, ha addentato golosamente il frutto omaggiatogli dalla piccola concorrente. Com'è che si fa? Da lì in poi i produttori locali sono stati subissati di telefonate da tutta Italia per avere informazioni, conoscere e comperare le famose pere angelica, frutto raro e pregiato. Agli inizi di settembre ogni anno a Serrungarina si tiene la festa che festeggia il suo frutto, con la festa della pera angelica che anima il centro storico con botteghe e locande fra degustazioni, spettacoli e convivialità. Non mancano spazi artistici dedicati all'arte dell'acquerello e della ceramica. La festa della pera angelica serve anche proprio a questo, per promuovere questo prodotto, per farlo conoscere, per fare un omaggio proprio alla pera angelica. Il periodo è questo, perché questo è il periodo in cui la pera angelica solitamente, poi dipende anche dalle stagioni, ma questo è il periodo in cui si matura e quindi in cui si può assaporare maggiormente questo frutto e il gusto di questo frutto. La pera angelica, di origini non precisate, era già conosciuta fin dal 1800, ma nel comune di Serrungarina la storia di questo frutto antico parte dagli anni 70, dove alcuni coltivatori conservavano alcune piante. La storia attuale, invece, che ha rivalutato questo fantastico prodotto, è derivata da una ricerca ed una tecnica produttiva modernissima, che si avvale di consulenze altamente qualificate, come quella del professor Neri. Per la pera angelica è stato fondamentale negli anni passati cercare di fare un lavoro di recupero della produzione da produzione tradizionale a prodotto tradizionale prodotto con tecniche moderne. In tutte le produzioni si cerca di mantenere al meglio la naturalezza del prodotto e in questo caso abbiamo la fortuna di avere veramente un prodotto originale che è diffuso sul territorio da parecchi anni, con alcuni cultori, sono veramente degli agricoltori, ma dei cultori della varietà, che sono bravi e hanno anche, e oggi lo dimostra anche qual è la forza di questo territorio, avere delle colline ben esposte alla luce, che sono ventilate, che hanno la possibilità quindi di asciugare il frutto già sull'albero, anche se c'è una pioggia o se c'è una forte umidità. Questo perché? Perché il territorio deve aiutare in questo processo di intensificazione della coltura senza perdere le caratteristiche del prodotto.